sono sempre il Traslantotto, sono qui con lo scudo di Captain America per vedere Captain America Civil War e io sono Team Cap, non se l'ha capito. Suppongo, non vedo l'ora di guardarlo perché non l'ho ancora visto, quindi vediamo un po' come ci sembrerà perché siamo in tanti. Allora, come ti chiami innanzitutto? Antonio. Beh, tu però sei youtuber, sei una catafilm. C'è qualcuno studente che ti riconosce? Dunque, non ti faccio neanche la domanda se l'hai visto o no, perché a meno che non sia tra i fortunati, tu non sia tra i fortunati che sono visti. No, non l'ho visto. Ok, nemmeno io. Cosa ti aspetti da questo Captain America Civil War? Allora, io mi fido ciecamente dei Fratelli Russo. Fratelli Russo mi fido anch'io. Winter Soldier hanno fatto un film che ha ricalcato lo stile di Bourne, bello esplosivo, tosto. Sì. Un bello spy movie di quelle serie. Action movie. Quindi qua volevano orientarsi più sul thriller psicologico, sì. Hanno detto qualche intervista e quindi aspettiamo grandi cose. Questo è il tuo scudo, quello di prima. Allora, innanzitutto nome. Riccardo. Benissimo Riccardo, tu sei già venuto a vari eventi, io lo so. Allora, qual è la cosa che ti incuriosisce di più di questo film? Vedere se Cap rimane fedele ai suoi ideali, come è sempre stato per Winter Soldier e per il primo Capitan America. Sì. Per me Cap è il simbolo del sogno, la fede nel sogno americano. Spero che in questo film lo tradisca. Speriamo. Mi hai commosso, mi hai dato lo spunto di riflessione. Andrea, Team Cap o Team Iron Man? Team Cap. Mamma mia, tutti Team Cap, che bello, ragazzi. Sembra che sono tutti Team Iron Man, sto Iron Man del Chip. E infatti sui social sembrava. Tutti Team Iron Man, siamo tutti Team Cap. Scrolla il cinema. Capitano mio capitano. Dunque, tu sei uno di quelli che vorrebbero il fumetto prendere vita o ti va bene che sia la Civil War del Marvel Cinematic Universe e basta? La seconda, preferisco che sia collegato con. Francamente anch'io, non mi aspetto il macello che c'è nei fumetti, perché comunque quello sarà Infinity War e sarà un'altra cosa. Esatto, anche perché penso che sia difficile ricollegarlo con la Civil War del fumetto. Penso che la Civil War come nei fumetti sarebbe stato molto difficile portarla in scena approfondendo tutti i personaggi. Quindi hanno preso una decina e stanno sui loro, quindi vediamo un attimino cosa hanno capito. Secondo me è più logico così. Anche se speriamo bene. Speriamo. Tu sei Team Cap o Team Iron Man? Allora guarda, ti rispondo onestamente. Io onestamente. Né per uno e né per l'altro. Non sai né capo né da. Io sono molto curioso, che altro di vedere come avranno studiato questo nuovo personaggio chiamato Black Panther. Anch'io sono curiosissimo. Secondo me Black Panther verrà trattato in un modo abbastanza interessante, dato che i fumetti molti non lo conoscono. Come è, perché lo conoscevo in due ed è diventato uno dei personaggi più fighi della. Secondo me questo Black Panther sarà una grande sorpresa. Speriamo. Anche più di Spider-Man. Speriamo. Secondo perché me. Perché Spider-Man uno sa più o meno cosa deve aspettarsi. Black Panther no. Grazie dello spero. Siamo finalmente qui a parlare Captain America Civil War, quest'ultima fatica Marvel, 13° film del Marvel Cinematic Universe. Dunque, innanzitutto alzi la mano chi lo ha adorato, a chi è piaciuto. Perfetto. Era un po' difficile che non piacesse. No, più che altro perché effettivamente stiamo parlando di un film riuscitissimo. Perché comunque era la Civil War. Tutti non sapevano che cosa aspettarsi per questa Civil War per il semplice motivo che avevano in mente il fumetto. Ricordiamoci che però è Captain America Civil War, è il terzo film basato sul personaggio Captain America con la Civil War di mezzo. Ovviamente si era capito che sarebbe stata la Civil War del Marvel Cinematic Universe, qualcosa di profondamente differente. Infatti è la Civil War degli Avengers, è quello che è, perché comunque in Avengers Age of Ultron avevamo visto che la formazione era cambiata, c'erano i nuovi Avengers fondamentalmente capitanati proprio da Steve Rogers e in questo film vediamo uno scontro che mi è sembrato molto più epico di quello che avrei creduto, nel senso che la paura di tutti era che non si fosse riuscito a ricreare quell'atmosfera di battaglia ideologica che permeava il fumetto. Qui invece, adattando quanto al contesto, ce l'hanno fatta in maniera incredibile. Io l'ho apprezzata tantissimo e oltretutto è bello come il film dura 2 ore e mezza, non si sentono, non so se vogliamo vedere se siete io, non le ho sentite per niente, non c'è pesantezza, anzi, e che abbiano costruito questa guerra civile, questa guerra interna, in maniera molto
dilazionata, nel senso che non arriva subito. Prima di vedere effettivamente gli effetti di questa guerra, buttano il seme del contrasto a livello psicologico. E quindi vediamo la questione degli accordi, anche qui hanno utilizzato la questione degli accordi, non tanto la legge del fatto che ogni supereroe deve rivelare la propria identità, perché lì si parlava di un universo molto più vasto con molti più eroi. Qua invece abbiamo un contesto decisamente più ristretto, e quindi era giusto che volessero rendere fondamentalmente gli Avengers controllati come se fossero dei burattini del governo. Cosa che mi ha ricordato un po' l'uso che viene fatto di Superman nelle storie di Miller. Ma anche l'anno scorso dei Fantastici 4, però guarda, in una sì, maniera... Sì, però quello... In una maniera... Se parlassi di un film che esiste ti darei ragione. No, sì. Non è mai stato girato, quindi no. Sono cose insieme. No, vabbè, scherzi a parte. Quello che colpisce di questo Captain America Civil War è il fatto che, nonostante abbiano comunque creato le solite situazioni comiche per stemperare la tensione, ci sia l'atmosfera di The Winter Soldier, sempre diretto dai fratelli Russo, e porca puttana, è sempre un gigantesco film di spionaggio con i supereroi. Cioè, ha dei momenti, a parte che la regia è veramente, ci sono dei momenti in cui le scene d'azione sono non a cardiopalma di più, e utilizzano lo slow motion con una sapienza, cioè la scena di Bucky che prende la moto al tizio praticamente ci fa essere super fantastica. E una cosa che non credevo che sarebbero riusciti a fare, che era quella che mi dava più dubbi, è come hanno utilizzato Pantera Nera e Spider-Man fondamentalmente, perché che modo già, no, nel senso che sono due personaggi, soprattutto Pantera Nera è un personaggio sconosciuto, e più un po' come Ant-Man era già più conosciuto, però comunque molti non sapevano neanche chi fosse e hanno fatto un ottimo lavoro. Pantera Nera veramente lo conoscono solo quelli che davvero sono tanto appassionati di fumetti Marvel, e introdurlo in un film non stand alone con tantissimi altri personaggi decisamente più memorabili, perché comunque erano già conosciuti, non era facile, eppure gli hanno dato lo spazio giusto, e ovviamente è inserito in media stress, non narrano le sue origini, e questo ti fa venire voglia di vedere il film a lui dedicato che uscirà tra un po' di tempo. Spider-Man è uno dei più grandi pregi comunque di questo capitolo, il riservare il giusto spazio ai personaggi. Sì, nessuno è stato lasciato in disparte, chi più chi meno sono stati tutti trattati molto bene. Spider-Man, concordo con quello che ha detto la critica, il miglior Spider-Man di sempre, ed è comparso 20 minuti, non mezz'ora come si legge in giro, ma lo introducono tra il lusco e il brusco, e già da Peter Parker è fantastico, ma quando combatte, cioè ecco, finalmente lo Spider-Man ironico che penso tutti avremmo voluto vedere sul grande schermo. Cioè è lo Spider-Man che sfotte tutti, perché o fa così oppure sviene dalla paura. E oltretutto è Zia May. Insomma, voglio uno spin-off su Zia May. C'è anche l'intesa che c'è fra la zia. Anche l'hanno fatto anche per rendere l'idea che Peter agli inizi, Peter giovane, dice anche durante il film, ho cominciato da 6 mesi. Sì, no, infatti è proprio il primo Spider-Man. Esatto, è proprio uno Spider-Man, ovviamente grazie al cielo ci hanno risparmiato la solita morte di Zio Ben, che si gratta di più dei genitori di Batman, è morto 100 volte solo. Però gli dà grandi poteri, di Rivan grandi. Quello è bellissimo, però quando dice ho grandi poteri, quindi c'è la citazione, no, sono stati molto bravi. Allora, lo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe io lo volevo vedere, e vado contro quello che dico molti, ovvero il fatto che ma un altro Spider-Man in così poco tempo, no, ci sta, perché questo è questa è la visione che ha il Marvel Cinematic Universe, ovvero che hanno quelli di casa Marvel, che hanno, cioè vedi che sono, Spider-Man è roba loro, quindi mi fa molto piacere che siamo riusciti a introdurre tanto lui quanto Pantera Nera in maniera giusta. E poi l'altra cosa di cui molti avevano paura era che non fosse una vera Civil War, ma che il motivo scatenante di questo conflitto fosse Bucky. Sono riusciti a fare a mescolare le due cose in maniera sapiente. Perché, ditemi poi se siete d'accordo, perché di fatto effettivamente Bucky è un elemento di disturbo molto forte che accende gli animi, accende un po' il combattimento, ma non è la ragione principale. La ragione principale è piuttosto la questione che Tony Stark sa di aver fatto delle cazzate, viene colpevolizzato per la morte di alcuni Sokovia e sa che è stata colpa sua, e quindi vuole a tutti i costi rimediare. E questa è una cosa che ideologicamente fa anche nel fumetto. Nel fumetto è diverso, però lui si viene ritenuto responsabile di aver scatenato questa febbre degli eroi fondamentalmente, perché nel fumetto
quello che succede è molto simile a quello che succede qua, quindi la Wanda che sfonda un palazzo in maniera molto peggiore perché sono coinvolti dei bambini con questi supereroi un po' inesperti. Ecco, quindi Tony Stark si sente in dovere di per appunto controllare i supereroi, e effettivamente qua a me è scattato quasi un applauso ulteriore quando, parlando con il Vedova Nera, lui dice a te non riesci proprio a non fare il doppio gioco, e dice tu invece riesci a staccarti un minuto da quel tuo cazzo di ego, finalmente qualcuno che gliela adesso. No, allora io capisco che in tanti dicono Team Iron Man, ma non te. Se dobbiamo parlare di che schieramento supportare, da virgolette, so che siamo a discorsi nerd del cazzo, ma di film ti coinvolge emotivamente. Vogliamo parlare di che schieramento tenere, tra virgolette, come se fosse la fuseria? Io preferisco il Team Cap semplicemente perché Tony Stark a me personalmente ha rotto le palle. Ma perché? Grazie. No, seguite il ragionamento è: questo ha iniziato a sbarellare da quando c'è stata la battaglia di New York, ha capito che c'è qualcosa di più del pianeta Terra, nel mondo, nell'universo, e quindi che cosa fa? Ha gli attacchi di panico, crea Ultron per proteggere il mondo, e fondamentalmente Sokovia è colpa sua, perché se non ci fosse stato Ultron, Sokovia era lì tranquilla. Esatto, sì. E poi non contento, un secondo dopo crea Visione per rivedere quello che ha fatto Ultron, e gli è andata bene, perché se Visione fosse stato cattivo, cioè veramente, quindi capisci, capito? E allora, se quando verrà a sapere cosa c'è veramente nell'universo, secondo me gli piglia un attacco di cuore. Cioè, se vedesse quello che abbiamo visto nel Guardiani della Galassia, cosa fa? Si ammazza. Ma scusami, per due chitarre è in crisi, che a momenti fa sfondare il mondo. Sembra un procione parlante. Capito, no. Però, no, il punto è proprio questo, che secondo me, cioè poi oltretutto se vediamo nel film, ne combina giuste due, forse. No, perché allora è chiaro che è il film di Capitan America, si vede che è il film di Capitan America, perché comunque la figura di Steve Rogers è senza ombra di dubbio messa in primo piano, però fondamentalmente questo, molti hanno definito questo film l'Age of Ultron che avrebbero voluto vedere, nel senso che a molti non è piaciuto Avengers Age of Ultron, e dicono che questo è un film apocrifo sugli Avengers fondamentalmente. Però adesso do un po' di spazio anche a voi, cos'è che vi ha colpito particolarmente di questo Captain America Civil War? Sono curioso di... Prego! Almeno questa volta Spider-Man non è un trentenne con la faccia da ventenne, ma è il solito ragazzino sfigato che si ritrova con dei superpoteri. Tu hai 30 anni, ma hai detto una cosa giustissima. Finalmente Spider-Man è quello che dovrebbe essere nei fumetti. Ora, so che in tanti dicono ma voi volete sempre il fumetto, allora non farò un film tratto da un fumetto. Se vuoi fare un'altra roba, almeno per in minima parte devi rispettare dei canoni. Peter Parker, abbiamo avuto la versione Spider-Man di Per l'amor del cielo, era una versione diversa, a me non è piaciuto Spider-Man 2, non è piaciuto Spider-Man 3, ma lì è gusto personale, non nego che sia comunque un film diretto in maniera eccezionale e tutto quello che volete, poi comunque il cinecomic di nuova generazione agli inizi, quindi dell'ingenuità gli si possono anche... Se lo si guarda adesso il primo Spider-Man si vede che è un po' invecchiato, perché i tempi sono cambiati molto in fretta, però rimane comunque un grandissimo film. Adesso finalmente hanno dato un po' quello che voleva il pubblico, e non ci trovo male se poi lo fanno così bene, perché fondamentalmente lo hanno fatto bene. Stai sorvolando gli Amazing Spider-Man? No, ma gli Amazing Spider-Man sono piaciuti, ti devo dire. No, aspetta, il primo, il secondo no, fa schifo, tantissimo. Il primo mi era piaciuto, secondo me Garfield era un buonissimo Spider-Man. Però ragazzi, in 20 minuti Tom Holland mi ha fatto dimenticare Garfield. No, veramente, 20 minuti di questo Spider-Man sono bastati per far capire, sono bastati, penso un po' tutti, per far capire che questo è un grande Spider-Man, prego. Poi bellissimo la citazione allo Spider-Man, quello dei fumetti che a me non mi viene in mente il nome, che gli si chiudono gli occhi così. Quello di... Alla Marvel ha trovato un po' il suo Deadpool. Sì! Beh, diciamo il Deadpool di Marvel Cinematic Universe. Beh, diciamo che sicuramente vogliono renderlo... Allora, il punto è questo. La Marvel, quando è stata comprata da Disney, ha iniziato il progetto cinematografico e dovevano creare un simbolo. Non potevano avere, non avevano Spider-Man, allora cosa hanno fatto? Hanno preso un personaggio come Iron Man, conosciuto sì, ma non poi troppo in tutto il mondo, perché comunque alla fine qui in Italia se lo cagavano in due Iron Man. Non è il personaggio iconico che è adesso.
e lo ha fatto diventare il simbolo dei Marvel Cinematic Universe. Adesso però Robert Downey Jr. inizia un pochino a dire che forse si è stufato, un po' come ha fatto Hugh Jackman con Wolverine. Dovevano trovare un nuovo simbolo, loro avrebbero messo subito su un piedistallo Spider-Man, ma non ce l'avevano. Adesso che ce l'hanno, lo renderanno sicuramente personaggio di punta, e fanno bene, perché di fatto Spider-Man è uno, se non il personaggio di punta dell'universo cartaceo. Ma quindi è definitivo, adesso Spider-Man è tornato all'ordine? No, 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 non è tornato all'ordine, è una joint venture tra Sony e però c'è un contratto, ma il punto è che a quelli della Sony conviene perché tanto i diritti sono loro, il personaggio di Spider-Man viene comunque rilanciato come si meritava e ci guadagnano tutti, ci guadagna Marvel Studios, in realtà economicamente ci guadagna di più la Sony. Ma Marvel Studios non hanno bisogno di guadagnare più di tanto, avevano bisogno di poter contare su una nuova figura di riferimento. E che personaggio meglio di Spider-Man? Quindi un personaggio secondo me reso benissimo. E poi ragazzi, io sono sempre più convinto che Ant-Man sia tra i personaggi più fighi di Marvel Cinematic Universe. Allora, quando arriva qui, a parte che fanno da ridere, io speravo con tutto il cuore che ci sarebbe stato il Ant-Man gigante. Quando dice la frase mentre combattono nel parcheggio dell'aeroporto, che era la location che dice ma la merda, in realtà si è rivelata funzionale a tante cose. L'ho fatto una volta solo in laboratorio e poi sono finito. Esatto, e tu dici oddio, preme il pulsante e diventa gigantesco. Cioè quella scena, a parte che è diretta, secondo me è benissimo. Però è diretta veramente bene. Sembrava un Monster Movie. Sembrava un Monster Movie. Sei Kaiju Movie. No, cos'è che hai detto, scusami? E che comunque è diretta molto bene, perché comunque sia non noti le differenze. Cioè, anche cambiando scena, campo e tutto, c'è sempre Ant-Man che comunque regna la scena, perché comunque sia, c'è sempre dietro. E i movimenti, siccome è gigantesco, i movimenti lenti, inesorabili, ma lentissimi. Ma lentissimi. È una cosa che mi è piaciuta da morire. Francamente, sono abbastanza convinto che la battaglia, cioè, allora, tu senti Civil War nel titolo e vorresti la battaglia, però non sai quanto la battaglia effettivamente durerà, quanto la troverai nel film. Quando poi la vedi in quel modo, fatta così bene, e che dura anche tantissimo, comunque dura parecchio, cioè capito, adesso io non vorrei fare paragoni facili, però effettivamente c'è un altro film che è Batman v Superman, che è stato creato per dare filo da torcere a questo. Non diciamo sì, perché doveva uscire molto prima, poi l'hanno posticipato per vari motivi. Voleva dare filo da torcere a questo. Che cos'ha Batman v Superman in meno di un Captain America Civil War? Al di là della demolizione facile che si può fare del film, non che io voglia metterli a paragone per forza, però ripeto, non sono io, sono loro che l'hanno fatto. Allora, Batman v Superman vuole avere questa atmosfera dark, vuole tenerti sulle spine e non ce la fa, e ha cercato di mettere in gioco le stesse cose che hanno messo in gioco con Captain America Civil War, però sbagliando, perché ci sono due elementi fondamentali: l'inserimento di personaggi senza un film standalone su ciascuno, che sono quelli della Justice League, che sono stati introdotti con due cazzo di sequenze fatte malissimo, ok? In una maniera veramente che gli spiegoni sono qualcosa di ancora più bello in confronto, veramente. Avrei preferito un personaggio che fosse adesso lì a spiegarmi l'origine di ciascuno, avrei preferito. L'hanno fatto anche qui, ha messo due personaggi che non erano ancora stati introdotti, ma li hanno introdotti benissimo, gli hanno dato il giusto spazio. E esattamente come in questo, Batman v Superman, doveva ruotare intorno a uno scontro che ci danno per una cosa come 6 minuti scarsi. Qui lo scontro su un film di 2 ore e mezza comunque va a coprire una fetta abbastanza ampia. Certo, non è che dura 50 minuti, perché sarebbero stati forse pesanti 50 minuti di sconto, ma quei 20-25 minuti di sconto diretti così a me vanno benissimo, perché soprattutto ti ha sovraccaricato dal punto di vista ideologico, perché comunque capisci le ragioni di Tony Stark. Per quanto avesse sulle balle, io capisco comunque che lui sia umanamente distrutto. Dall'altra parte abbiamo Steve Rogers, che vuole fare la cosa giusta, lui vuole sempre la cosa giusta, e è interessante che proprio Captain America si ribelli a quella che di fatto dovrebbe essere una manifestazione di potere che blocca la libertà, ma dall'altra parte è una manifestazione anche di giustizia, perché comunque non è che i governi siano cattivi, i governi devono tutelare loro stessi. Io dico, ma questi qui, se non mettiamo un freno, non so cosa succede. Quindi ideologicamente secondo me è bello che ci sia il dilemma etico del ma cosa devono fare questi qui? Devono arrendersi oppure continuare? Cioè, i governi avrebbero dovuto lasciare gli Avengers senza una regolamentazione? È questo il punto. E
più spettatori siamo come una pallina da ping pong che passa da una fazione all'altra e alla fine veramente non sai da che parte stai. No, no, è vero. Inutile la tagline da che parte stai. Invece in verità... E questo è il punto. Poi la cosa bella è che c'è anche il montare delle motivazioni di entrambi i personaggi. Sì. Perché poi ci fanno vedere tutta una serie di cose su Iron Man e su Cap invece quando c'è la scena del funerale Sharon gli dice la battuta sull'albero e quella in Civil War nel fumetto la dice Cap. Sì, esatto. Cap porta quello a motivazione del perché io faccio questo. Qua gli viene fornita, lui ci riflette sopra e no, ma è un motivo in più. Le citazioni ci sono e poi oltretutto mi è piaciuto come hanno costruito, come stanno costruendo pian piano il rapporto tra Visione e Scarlet, perché Visione e Scarlet nei fumetti sono una coppia. Ed è vero perché è iniziato tutto, diciamo che erano, va bene, che sì, non so com'è andata purtroppo, però nel senso erano una coppia e hanno iniziato a costruire questo legame già in Age of Ultron, perché alla fine Visione, quando lei è in pericolo, la va a salvare, senza un motivo preciso, forse perché è affascinato da questo suo potere immenso. E qua capisci che comunque lui la sta cercando di aiutare. Oltretutto il finale del film è emblematico perché capiamo che questa Civil War non ha cioè non si è conclusa qui. Gli strascichi continueranno nei prossimi film, perché fondamentalmente adesso, cioè, se prima era Rogers con un pugno di persone, adesso è Iron Man con Visione e Rhode e gli altri che sono fondamentalmente sinistrato. Si è fondamentalmente isolato anche perché comunque lui ha cercato di fare la cosa giusta, però ha portato a far rinchiudere molti membri. Quindi, poi d'altra cosa c'è l'introduzione della figura del personaggio di Morgan Martin Freeman, che credo che sarà abbastanza cruciale nel film su Black Panther, su Pantera Nera. E oltretutto posso dire che finalmente abbiamo un cattivo che per quanto semplificato mi ha soddisfatto, che è Zemo. Zemo, perché Zemo è passato in sordina, poi alla fine era il vero motivo per cui per appunto si è scatenato tutto questo. In un certo senso. Sordina, è passato più in sordina rispetto a quello che avrei sperato, sinceramente. Uno che conosce l'universo di Capitan America, come sente nominare Zemo e vede la scena dell'elicottero, che è tutta una citazione della morte di Bucky. Sì, sì. Però ho capito, la questione di Zemo, secondo me, è bella perché comunque finalmente abbiamo un villain che ha qualcosa da dire. Ok, la motivazione è un po' banale, la questione della famiglia, avrei preferito magari qualcosa di più profondo, però ci sta, anche perché notare che i villain che in Marvel funzionano di più sono quelli che non finiscono in un solo film, perché fondamentalmente abbiamo Loki, che è stato sviluppato di più. A me era piaciuto molto, non so che volte mi è piaciuto, poteva essere meglio ma non mi è dispiaciuto, però comunque Zemo, perché è stato figo? Perché capisci che non ha finito di dire quello che deve dire, che lo vedremo ancora. E quindi è per questo che a me è piaciuta come figura, e poi comunque ha una sua sfaccettatura, l'attore poi è stato veramente bravo, perché comunque ha sempre questo ghigno. È lo stesso di Rush. Sì, sì, è sempre lui. Sì. Daniel Blue. A me è piaciuto tantissimo, sinceramente. Io vorrei spezzare una lancia. Spezziamo una lancia. No, lo scudo stavolta. Lo scudo, A favore del team di Cap. Vai. Prima che iniziasse il film ho detto, io spero che Cap creda ancora nel sogno che lui ha sempre immaginato. E non sono rimasto deluso, perché io vedo ancora in sto Cap il ragazzo di 16 anni, 18 anni che si è arruolato, mingherlino nell'esercito, credendo in qualche ideale. Sono la squadra che ha formato praticamente quelli con i superpoteri, cioè quelli veramente, ce n'è una. Cioè, esatto, Scarlet. è quello che sostengo sempre anch'io, perché alla fine lo schieramento di Cap è quello che deve battersi maggiormente, perché abbiamo Cap che va bene, è potenziato, anche Bucky è potenziato. Però di fatto quella veramente potente è Scarlet, perché abbiamo Occhio di Falco. Occhio di Falco, ogni film che fanno con lui, un costume diverso, un costume bellissimo. C'è Ant-Man, però diciamo che Ant-Man viene tirato all'ultimo. Cioè Ant-Man e Spider-Man sono gli outsider, perché di fatto non sono entrati per motivazioni ideologiche. Li ha chiamati e loro dicono va bene, ok. Però oggettivamente Ant-Man non è così overpower come uno poi mangiare. No, nel senso che... Lui può far male, ma non ha eliminato nessuno, non ha fatto danni seri. Certo, è stato uno scontro democratico, nel senso che io speravo che morisse qualcuno alla fine, sinceramente. Però comunque Rhode è rimasto paralizzato. C'è capito? Cambiamo discorso, ma è bellissimo il cameo di Shuri, la sorella di Black Panther, mentre lui entra in macchina. Sì, quella che dice, quella senza capelli, esatto. Ma infatti anche lei l'hanno introdotta fugacemente, ma poi la andranno a sviluppare
ma poi alla fine quando si scopre che hanno nascosto Bucky nella fortezza con la cosa poi, era, cioè... visto che sì, è tutta spoiler, okay. Questo, visto che Iron Man è ancora vivo, in Infinity War quando vedrà Thanos cade per terra. Esatto, cioè, capito? Io mi immagino cosa le succede a Tony Stark quando vede veramente cosa c'è al di fuori del pianeta Terra. Cioè, quando arriva Thanos, quando gli viene là? Quando nel secondo film, o nel primo non mi ricordo, riusciva a fare i bisogni nell'armatura senza toglierlo. Sì. Abbiamo mantenuto la stessa funzione. Però era tutto voluto. Al di là di quello, spoiler. Quello che sinceramente ho apprezzato maggiormente è anche il fatto che alla fine lo scontro vero e proprio sia proprio tra Cap, Iron Man e fondamentalmente anche Bucky. Ecco, il colpo di scena su come sono morti i genitori di Iron Man, io francamente non me l'aspettavo. Cioè, boh, sarà stata magari telefonatissima, però al momento io non ho proprio, non ho assolutamente collegato. Però anche in quel caso... Sì, però allora, soggettivamente, quanti di voi avevano capito senza guardare questo film? L'avete capito? Secondo me un po' nel senso... Sapevo, pensavo che ci fosse qualcuno di importante, ma non i genitori. All'inizio c'è quell'incidente che tu non vedevi cosa aveva rubato e chi aveva ucciso il soldato d'inverno. Poi te l'avevi presente in quella scena. Quello è vero. E quindi un po' nel senso iniziamo a pensare, adesso ci deve essere... Però non pensavo che sarebbe... Non pensavo che... Oltretutto... I film della Marvel sono famosi per evitare le scene di violenza dirette. No, qui invece sono stati violenti. Quando vedi Bucky che ammazza il padre di Ali, insomma, io ho avuto la pena, perché poi quando vedi che ammazza la madre, io sono rimasto un attimo lì perché ho detto porca miseria, perché poi è violentissimo, spacca la faccia. Cioè, capito? Che vuole fare il medesimo. Cioè, non c'è spargimento di sangue vero e proprio, però cazzo, cioè, gli tira due colpi secchi e lo ammazza. Forse è volito da essere proprio un momento drammatico. Ho capito, ma però non me l'aspettavo sinceramente. Ma da far vedere a qualcuno che ha perso i genitori, cioè comunque sia, nel senso Iron Man proprio, sì. Che vedendo quelle scene lì, non mi immagino proprio che cosa gli sia passato per la testa. Cioè, no, e tutto questo, esatto, quando tu vedi lo scontro tra loro due, ti viene un po' da dire... Cioè, nel senso, tu vedi Cap che lo cartella, ti viene da dire sì, però forse stavolta avrebbe ragione. Cioè, chiunque avrebbe perso la testa per una cosa del genere. Oltretutto, bellissima la scena nel finale con lui che sembra che, cioè, è ovvio che non lo farà, però per un secondo hai quasi il dubbio che Steve gli spacchi lo scudo in faccia. Hai capito? No, quella scena lì mia... Che continua a fare così per arrivare al collo. Capì? Perché se, sembra che gli Steve. Sai che non lo farà, poi è del Marvel Cinematic Universe. Non lo farà però mai, però comunque ricordiamoci che in Age of Ultron c'è un personaggio che gli ha staccato il braccio, quindi diciamo che... C'è Ultron che è veramente cinico, quindi comunque si ha... Sì, Ultron alla fine aveva preso la personalità di Tony Stark. Esatto, quindi... Cioè, io non c'entro un cazzo, ma mi ricordo un video di combattimento fatto da quelli di Battle in the Sun. Sì. Ah, sì. Dove Capitan America contro Master Chief, sì. Che quando è capo a vincere, appunto, prende lo scudo e glielo pianta così sul collo. Nella sì, vabbè, sì, ma so, vabbè, che è una cosa che, come lui sa, deriva dai fumetti. È una scena che c'è... Nei Civil War c'è una scena in cui lui, quando combatte contro Iron Man verso la fine, c'è la scena in cui lo non è che lo decapita, ma gli spacca lo scudo addosso. Con i raggi, lo sta puntando contro lo scudo. E quella scena è lì, quella scena esatta. La copertina del film. Assolutamente. Sì. E lo scudo graffiato secondo me simboleggia la sconfitta, la morte interiore di Capitan America. Esatto, quando lui dice bene, quando lui dice non ti meriti lo scudo, lui lo fa cadere. Dici, però non abbandona, cioè io ho ritrovato, e qui mi costa veramente una fatica incredibile, ve lo giuro, un parallelismo con Iron Man 3. La scena di lui che fa cadere lo scudo è molto simile a quella di Tony che getta l'arc reactor, che forse è una delle poche cose buone, peccato che non si capisce bene come se lo sia tolto per l'extremis, ma purtroppo non, cioè uno se lo deve immaginare, bello. Comunque mi ha ricordato molto quello, non è che smette di essere Capitan America, ma diciamo che smette di essere un certo tipo di Capitan America, come Tony Stark in Iron Man 3 smette di essere in un certo modo, cioè abbandona un certo atteggiamento e infatti diventa un testa di cazzo. Però, capito, dal punto di vista puramente tecnico è un film veramente fatto bene. Allora, abbiamo la convinzione che c'è la convinzione radicata che i blockbusteroni sono merda. No. Io credo che il cinema nasce principalmente come intrattenimento, poi è un'arte, si è sviluppata come arte e va benissimo, però non dimentichiamoci che c'è anche l'arte dell'intrattenimento.
ok? Le prime proiezioni a pagamento erano di puro intrattenimento, l'uscita degli operai dalla fabbrica, il famoso arrivo del treno alla stazione della Sottata, insomma, il cinema era quello fin dall'inizio, ok? Questi film non sono altro che il treno che arriva in stazione versione 2016, un intrattenimento, cioè adesso vedere un treno che arriva non ti stupisce più, quindi l'intrattenimento si è dovuto evolvere dal punto di vista visivo. No, però il punto è, un film come questo, io quando parlo di questa questione qua, cito sempre Avatar, dico ma Avatar non ha trama, Avatar è puro intrattenimento, è puro gioia per gli occhi dal punto di vista estetico visivo, poi è James Cameron, capito? Quindi questo Capitan America mentre squadra non dovete soldare Civil War è sì un blockbusterone, sì l'obiettivo è quello di incassare quello che volete, però soprattutto è un film che è girato bene ed è un blockbuster realizzato come Dio comanda. Non c'è niente di male a voler realizzare un blockbuster intrattenimento purché lo si faccia bene. Venite a dire che non è fatto bene questo film. Cioè, ci sono le scene di combattimento, si capiscono tutte dalla prima all'ultima. Non c'è una sola scena che mi abbia fatto dire mamma mia mi sta venendo mal di testa. Ed è un film carico d'azione. E soprattutto ho amato, come hai detto tu, allora io a me non piace la saga di Bourne. Però ammetto che dal punto di vista dell'azione non è niente, perché non mi piace la storia di Bourne, però l'azione è fantastica. E effettivamente l'approccio dei russi, fin da The Winter Soldier, a Capitan America, è come quello di Bourne, c'è anche un po' dei Bond con Daniel Craig, no? Quelli che sono un po' overpower, sì, per quanto riguarda l'azione. Sono film di spionaggio, sono film anche Mission Impossible, se vogliamo. Più viscerali, che colpiscono duro. Capito? Cioè, va bene l'intrattenimento, però questo Civil War è molto più psicologico di quello che avrei creduto. Cioè, è un film che comunque tocca delle tematiche in maniera semplice, magari sicuramente non le approfondirà come può approfondire un film di sé, un film comunque che punta a toccare delle corde non solo emotive ma anche psicologiche dello spettatore. È comunque un film della Marvel, è comunque un film intrattenimento, ma ad avercene i film intrattenimento così, cioè finché mi fanno un film del genere come film di puro intrattenimento, io sono contento. Cioè è un film, ma non è solo un film che fomenta i nerdaccioni, perché comunque puoi anche non essere nerd, ma un film del genere secondo me ti fa passare quelle 2 ore e mezza tranquille, un po' meno che tranquille, perché comunque in sala, e la sala rumoreggiava, c'è momenti quando è arrivato Spider-Man è partito l'applauso, capito? Quindi al di là del fanboismo e tutto quello che vuoi, è un film che comunque è realizzato bene, cioè c'è della regia, c'è dello studio, dei movimenti, delle inquadrature, una costruzione a livello tecnico, anche la fotografia. La fotografia è ottima, è una fotografia che mantiene un'atmosfera cupa ma non troppo. Si è adatta alla natura dei personaggi. È The Winter Soldier con una marcia in più. Nel senso che se a me The Winter Soldier è piaciuto, questo è piaciuto di più. Io lo considero, ma senza alcun problema, il miglior film della serie di Universe finora, anche più dei Guardiani della Galassia. Che è bellissimo, è James Gunn, è fantastico, siamo d'accordo. Ma questo ha un'epica che Guardia della Galassia, per la sua natura un po' cacciarona, volontaria, non aveva. Ma l'unico cosa che spiace un po' per Crossbones l'inizio. Crossbones! Ecco, Crossbones è fighissimo, però effettivamente non pensavo che sarebbe durato così poco. Cioè, è arrivato. Penso nessuno. Si è preso la boccetta lì di virus, non ho ben capito. Quindi anche io ho capito che fallisce. Ecco, allora, posso dire una cosa? Come tutti i film ha dei difetti. La cosa del virus serviva più. Serviva più che altro per agitare gli animi, serviva per... Sì, ma perché proprio Crossbow, che è un personaggio che poteva avere qualcosa da dire, lo facevi fare a 5-6 stronzi? Più che altro, più che altro me l'hai costruito in Winter Soldier, me lo riproponi all'inizio e me lo sfanculi così, mi è un po' spiaciuto, potevano usarlo molto meglio secondo me. Sì, ma me lo proponi all'inizio che era comunque un soldato, che aveva, sì, comunque, sì, qui era un bastardo, ok. Sì, sì. Ma lì che, ok, adesso ti porto con me, così a caso. No, hai ragione. E poi volevo dire, bello anche qua un altro cameo, è quello che l'attore di Thanos, quello che aveva fatto nel primo Avengers, cioè nei soldati di Crossbones. Di George Brolin, sì. Esatto. Non l'ho notato, sinceramente, ma sei sicuro? Sì. Mi sa che gli devi cedere, sì, il canale. Ma sì, non l'ho notato questa cosa, sinceramente. Bravo che l'hai fatto, ma sei sicuro che c'è di questa? Non Thanos! Intendo il primo attore, quello di colore, che ora non so a memoria, che ha fatto Thanos nei primi Avenger nella scena dopo il cambio. Sì, adesso ho capito, scusi. Questa cosa non la sapevo, però effettivamente c'era l'attore che aveva dato il motion capture per fare Thanos. Ok, sì.
La sua presenza era dovuta al fatto per sviare sì. l'attenzione da, da Zemo. Esatto, anche, infatti era ordito da lui la cosa. Ma secondo me poteva, ripeto, poteva mettere 5-6 stronzi a caso, anche dell'Hydra, anche semplicemente un tipo, un gruppetto dell'Hydra che c'è ancora, la voglio riformare. Lo so. E potevano fare una cosa del genere, perché da Crossbow non me l'aspetto una cosa del genere. Non è il tipo di personaggio da quello che ho visto io. Però vabbè, un po' di cambiamento ce lo dobbiamo aspettare. Però comunque non è stata la sola cosa che un pochino mi ha fatto starci. Ho messo Crossbones perché è una citazione dal finale. Sì, ma una citazione, è una citazione che non riguarda. Ma oltretutto, secondo me quella scena cita fortemente quello che succede all'inizio di Civil War, senza però la questione di Nitro e tutta quella roba lì. Quindi, però avviene in maniera molto simile, per cui secondo me hanno voluto mettere Crossbones. Perché era un qualcosa po', di capito? Nitro che fa saltare in aria tutto. Hanno dovuto mettere Crossbones per dare la continuità con The Winter Soldier. Perché magari non sapevano come altro metterlo. Quindi poi non è. Cosa? No, scusa. Dai, vai. Più che altro che ora non lo si può più utilizzare. Ma guarda, non ci fai. Possono fare, cioè, possono fare quello che vogliono. Cioè, non è che ci suicidiamo della mancanza di Crossbones. Sarebbe stato però, più utile. Sarebbe stato più carino vederlo successivamente. Ma anche sul finale, io lo dico così. Titoli di coda, si vede Cap che sta passeggiando su una scalinata e si vede soltanto il mirino di un fucile. Però ho capito come sarebbe stato. Però un'altra cosa che non mi ha fatto impazzire è come hanno gestito non tanto i tempi, ma certi avvenimenti. Nel senso che, ad esempio, Cap che è a Londra per il funerale, eccetera, scoppia la bomba a Vienna, un secondo dopo è lì. Va bene che hanno i jet, quello che vuoi, però sarà passata mezz'ora, 40 minuti. Capito? Quando vanno a Bucarest, non si capisce quando. Sì, un po' la parte centrale è veramente. I cambi location sono troppi, la parte centrale è forse un po' troppo veloce. Perché sai perché? Perché secondo me un film del genere lo potevano tranquillamente gestire in due film separati, in due parti. Questo Civil War poteva tranquillamente andare in due parti, non hanno potuto o voluto, perché forse avrebbero tirato troppo per lunghe e hanno un piano più preciso in mente. Sì. Però credo che due ore e mezza. Il programma Civil War 2. Sì, e Infinity War Part 2. Però capito, quello che mi chiedo è, cioè, questo è uno di quei pochi casi in cui avrei richiesto una divisione in due parti, perché la carne a fuoco è così tanta che in alcuni momenti mi ha dato l'impressione di andare un po' troppo veloce e avrei preferito un minimo di tranquillità in più. Di spostamenti parlando. L'unico vero difetto è che mentre nel fumetto di Civil War si inventano un modo di togliere di mezzo Hulk che effettivamente ha senso, quindi sta succedendo questa cosa, ci divideremo già in due fazioni, sarà un casino, ci manca il caos totale che è Hulk, lo facciamo sparire, e qua invece sparisce e c'è il Ragnarok, probabilmente c'è il planeta Hulk dentro Thor Ragnarok, qualcosa fa qualcosa del genere, ma soprattutto credo che, cioè, non c'era bisogno di togliere Hulk, perché vediamo già cosa succede nel finale di Avengers Age of Ultron e tu capisci che Hulk preferisce tenersi super partner. Spero questo è un difetto figlio da quel grande difetto del Marvel Cinematic Universe, che è il, ad esempio, nel film standalone di uno di loro sta succedendo qualcosa di terribile, gli Avengers dove cazzo sono? O Hulk dove cazzo è? Capito? Era un problema che era ovvio che si avesse. Allora hanno cercato di tamponare questa cosa mettendoti Bruce Banner che se ne va e Hulk si autoesilia perché ha paura di fare solo casini, fondamentalmente. Quindi mi sta bene fino a un certo punto, però sì, è il solito problema, è il problema che si portano dietro da quando hanno creato gli Avengers. Posso dire un'altra cosa che ha rotto veramente i coglioni sto film? Cosa? Le cazzo di scritte delle città. Vabbè. Allora, no, per l'amor del cielo, no, io mi sono rotto. A me piacevano, però sai che cosa? È che ti scandivano in maniera ancora più pesante dal punto di vista visivo i continui cambi di location. Cioè, è per Vienna, quello, tutto è per scritto quello per tutto che, no, è per quello che dicevo che forse avrebbero avuto bisogno di un film in più, perché c'è troppa concentrazione nella parte centrale con questi continui cambi di location che sono tipici dei film comunque di spionaggio, perché nei Bourne e soprattutto nei Mission Impossible 007 è sempre così, perché la missione porta i protagonisti nei vari luoghi del mondo, quindi lo scenario europeo è affascinantissimo, però diciamo che effettivamente la condensazione si è sentita un po'. Però comunque è un film in cui, a mio parere, i pregi superano ampiamente i difetti. Sì, sì. Di film perfetti non esistono. Addirittura la comicità tipica Marvel qua l'ho trovata più contestualizzata del solito, perché c'era veramente bisogno di spezzare la tensione. Perché è un film in cui la tensione va a dei picchi talmente alti
che io qualche cazzata, io di qualche cazzata sentivo il bisogno. Sì, dicevo lui che bacia Sharon, che c'è collegamento alla gente Carter, serie di Agent Carter. Lui che bacia, quando ci sono loro due che lo guardano così, so che può sembrare fuori luogo. Però in quel momento, dopo tutto il casino, ho detto, almeno mi faccio una risata. Sì, nella mia mente se la fanno anche i personaggi. È pesante dopo un po'. Nella mia mente è successo. Perché poi è tutto lotta alla fine. Esatto, perché io sono. No, più che altro sono stato contento nel vedere loro sorridere, ragazzi. Mica, non è che sorridano. Porca puttana, sta vivendo delle ore turbolente. Almeno si fa una risata tra Brusco e Brusco, che non ce la si faceva più. No, però ecco, io vorrei sapere, c'è qualcosa che non vi è proprio andato giù? C'è proprio una cosa che avete detto che vi siete letti, io questo l'ho proprio tolto. Iron Man 3 era il contrario, ovvero c'era troppo ironia, troppe battute, ma sì, poca tensione. Sì, veramente poi l'ha voluto gestire come un buddy movie, cosa che può piacere come no. A me ad esempio non è piaciuto, però è un film che a me mi sono lasciato alle spalle. Cioè, non posso odiarlo, cioè, lo odio comunque. Ma sembra sono... anche la Marvel si è lasciata alle spalle perché non viene mai. E invece questo film però lo citano. Quando dice delle armature. Però con Pepper dice ho fatto esplodere l'armatura e gli Iron Man 3. Quindi sì, diciamo che hanno tenuto quello di buono in Iron Man 3, il resto sì. Esatto, come hanno fatto con X-Men Conflitto Finale. Volevo sapere, cioè, che fine avesse fatto la Gwyneth Paltrow. Infatti Gwyneth Paltrow non capisco. Non è che c'era da parte di soldi, eh. Non capisco. No, cosa era Gwyneth Paltrow? Perché c'ha scritto introduciamo il presidente della fondazione Pepper Potts. Capiamo lì che hanno litigato, ovviamente si sta lasciando, quindi lui quando vede che sul gobbo c'è scritto di Pepper ci rimane perché l'avrebbe voluto lì con lui, si sono presi la pausa. Perché stavano già per lasciarsi mentre in aeromo. Ma guarda, il problema è che se è servita questa cosa, un po' perché credo che non so, deve essere successo qualcosa con Gwyneth Paltrow, e un po' perché fondamentalmente hanno cercato di dare un'umanità a Tony. Tony qua è un uomo affranto, nel senso che perché combina cazzate su cazzate, ma semplicemente perché ha fatto degli errori e qui cerca di rimediare con altri errori. Il suo errore più grande è che non riesce, come diceva Vedova Nera, ad staccarsi dal suo ego. Per cui tutto questo lo fa sì per un bene superiore eccetera, ma in realtà lo fa per se stesso, non lo fa per gli altri. Lui lo fa perché non vuole sentirsi colpevole per sempre di quello che è successo a Sokovia, perché lo sa che è colpa sua. Cioè quel bambino morto di cui si parla l'ha ammazzato praticamente lui, perché se lui non avesse creato Ultron nel suo delirio di onnipotenza credendo di proteggere la Terra, non succedeva un cazzo. Probabilmente sarebbe stato qualcos'altro. Però Sokovia non credevo che l'avrebbero tirata ancora così tanto. Ad esempio il fatto che Zemo faccia tutto per Sokovia a me non ha fatto impazzire. Ma no, perché l'idea del cioè il fatto che sia la vendetta. L'unica cosa che mi è piaciuta di questa questione della vendetta è il fatto che Challa, cioè Pantera Nera, dica la frase non lasciare che la vendetta consumi anche me, che faccia capire che tipo di persona è. Ad esempio, io quando l'ho visto vestito a pantera ho pensato, sì, ma che cioè me lo spiegheranno? Quando lui dice che il guerriero Pantera Nera è un titolo che si passa di dinastia in dinastia, boh, lo spiegheranno nel prossimo film e a me è bastato. Cioè, nel giro di 30 secondi hanno dato una spiegazione più efficace di quello che si sarebbe potuto credere. È per questo che io lo metto in confronto con Batman e Superman, perché come ho detto prima, abbiamo delle corrispondenze nelle intenzioni che in Batman e Superman sono fallite, qua invece no. Ma anche il fatto di usare la famiglia, ma tanto di Superman l'ha usata come pretesto del conflitto, ma l'ha fatto male. Cioè, ecco, guarda qui, ad esempio, guarda qui quando utilizzano la questione della morte dei genitori di uno dei personaggi, esatto, capito? Sì. Altro che Marta di sto cazzo. La mamma Sara. Cioè, capito? Sara, quando tu vedi... La mamma di tuo no, però capisci, anzi, oltretutto, non so, io non credo sia fatto apposta, però è quasi divertente. Notare come in Batman v Superman la questione dei genitori sia quella che fa diventare amici, riunire i due eroi. Poi invece la questione dei genitori li divide. Ancora di più. È bellissimo. È bellissima questa cosa. Detto questo, ho sentito alcuni, tra quelli che ho visto anteprima, dire che si aspettavano motivi ideologici più forti. Secondo me hanno messo l'ideologia più. Hanno messo più ideologia che potevano. Cosa potevano fare più di così? Ma no, non potevano fare nulla più di così. Non potevano. Quindi. Secondo me è un film che davvero soddisfa su tutti i piani, quindi penso che si sia dato più o meno tutto. Sì, sì. Ma c'è qualcosa che secondo voi va tirato ancora fuori? Io? Prima lui che lo vedevo con lo sguardo che mi cercava. Io quando ho visto... Ciao! Quando ho visto quando ho saputo che ci sarebbe stato Ant-Man in questo film... Ho pensato due cose, ok, oltre ad Ant-Man avremo Giant Man e su quello ci ho azzeccato. La Lego ce l'ha spoilerato. Sì, lasciamo stare.
sulla... sì. No, io i trailer sono riuscito... No, nel trailer non c'era, che è uscito il Lego di Giant Man di questo film e tutti hanno capito che c'era Giant Man, e vabbè. Sono riuscito a risparmiarmi i trailer. Ok, no, no, ma non erano spoilerosi. Quello che pensavo io era, ok, è Civil War, c'è Giant Man, sappiamo chi muore. Volevano fare la fine, volevano fargli fare la fine di Golden. E invece no, volevano fare la fine la versione. Sì. E invece no, invece no, esatto. Giant Man. Esatto, anch'io pensavo. Era una cosa che l'hanno fatto cadere come in quel film là, come ha detto Spider-Man. Sì, esatto, la in Star Wars. Spider-Man cita Star Wars, gli danno anche del bambino per un impatto per i nerd. E poi se lì in realtà era l'ideatore anche di Star Trek, non di Star Wars. Potevano citare Star Trek. Ma non mi risulta che Stanley avesse creato. Sì. Sì. Andate a cercare nei. No, no, ci credo. Io no. Victor, perché, no, ti scusa, cosa ne sai? Cosa ne sai tu adesso? Ma Star Trek la serie non ha mai fatto impazzire, quindi non mi sono mai informato. Vista. Non mi sono mai informato. No, andrò a cercare. Grazie. Io sto facendo una cultura grazie a questo. Grazie. Grazie a Vicky. Com'è che ti chiami? Marco. Bravo Marco, complimenti, perché davvero, cioè, sei un pozzo di cultura. No, io non se vieni a fatti crescere i capelli lunghi e la barba. No, io sono successore. Ti prego, ma guarda, sì. No, però, in conclusione, il video diventerà 50 euro. No, l'ultimo punto. Vai. Io qua, per 2 ore e mezza mi sono scordato del termine fanservice. Mi è piaciuta tantissimo la scena in cui Cap sta per firmare gli accordi, ma a Tony con nonchalance dice che deve liberare Scarlett e lui fa sotto le foglie di sei una testa di cazzo. Fondamentalmente il senso è quello, dice, quando penso che tu stai per la pensare nel modo giusto, ecco anche un'altra cosa, il pensare e fare la cosa giusta, ma cos'è la cosa giusta in questo film? Alla fine ciascuno dei personaggi è convinto che sta facendo la cosa giusta, ma nessuno di loro sta facendo realmente la cosa giusta, perché alla fine si scopre che quello che per Cap era la cosa giusta, andare a liberare, cioè a distruggere i soldati d'inverno eccetera, in realtà è cadere nella trappola di Zemo. E questa è la cosa che mi ha capito, quindi niente, io direi che si può citare dire una cosa a tutti. La cosa più bella del film sono stati i tuoi baffi. Grazie. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Aspetta, forse mi aspettavo la morte di uno dei due. Sì, quello che ho detto anche prima. Però è originale come cosa. Sì, se uno dice entra in sala, uno dei due muore, invece no, è stata bella. No, ok, è vero. Però l'avrei preferita, perché c'era sicuramente il modo di assumere che non sarebbe stata una vera morte. Ci sta però che in realtà ci sia una sorta di morte ideologica, perché Iron Man fondamentalmente non si capisce quale sarà il suo destino, quindi c'è una sorta di morte a livello ideale. Niente, quindi adesso direi che abbiamo appurato che il film comunque è piaciuto, abbiamo visto quali sono i difetti, direi di passare al quiz. Allora dunque, iniziamo con il premio, quello il funko di visione, inquadra. Funko di visione, è un funko Bubblehead oltretutto. Allora, è molto semplice. Che cos'è, ok? La gemma che ha visione sulla fronte. È contenuta nel. È alzata di mano. È una delle gemme dell'infinito. Quale? Bravo, della mente. Ok, lo so. Allora, sapevamo. Lo so, ragazzi. Lo so. Allora, dunque. Domanda più fumettistica. Allora, in cosa culmina? Cioè, nel senso, non è una cosa che succede nella Civil War, ma porta a un avvenimento molto importante la Civil War nei fumetti. A cosa porta e che spiegazione danno a quel fatto? Cioè, Civil War porta a un evento, in casa Marvel abbastanza importante e cruciale, che avviene proprio subito dopo quello che succede in Civil War. Perché su. La cosa dell'identità? No. È proprio. Il World War II. No. È una cosa che succede subito dopo Civil War. Abbastanza. Ma che cosa dà? Che spiegazione danno alla morte di Cap? Troppo facile. Che spiegazione. Cioè, perché è la morte di Cap, ma in realtà. Cioè... Ah, in realtà poi si scopre che non era morto. Oh, ma? Ma era disperso nel tempo. Ok. Vabbè. Che Sharon non ha ricevuto. Lo so. esatto, perché bisognava. Perfetto, quindi i premi li abbiamo dati. È stato un evento abbastanza prolungato, abbiamo detto, perché comunque stavolta anche io avevo visto il film con voi in prima visione, quindi mi sono un po' sciolto e scatenato, era normale. Per cui quello che avevamo da dire l'abbiamo detto, il film ci è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo evento.